Radio. Un saluto a tutti da ZAmici, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo episodio nel quale andremo a presentare il prossimo ospite. In mia compagnia come sempre Ricky Farmer number one. Number one, number one perché ce l'ha fra parentesi, non so per quale motivo. Sì. Bene, direi che dobbiamo imballare. Anche. Dobbiamo trebbiare. Più che altro dobbiamo liberare il campo per una lavorazione che riguarderà il nostro prossimo ospite e vi ho già dato un piccolo aiutino. Di conseguenza saliamo on board e andiamo a lavorare. Mezzi e via. Andiamo. Via che partiamo. Si va. Dai veloci che non qua riesco arrivo. A salire, stai buono. D'altra parte, dove cazzo stai andando? Fare grazia di mestieri. Comunque ragazzi, come al solito, andremo a fare, a dare i due indizi. Classici, il primo l'ha già dato Zed, ovvero che andremo a fare una lavorazione magari non in questo campo, perché questo campo verrà utilizzato per far sì che quella lavorazione venga sia possibile, e magari capirete già dopo quando andremo a scaricare la trebbia di che ospite stiamo parlando, perché appunto abbiamo già inserito le sue mod. Problema è che io la trebbia è praticamente quasi piena, quindi vabbè, nel frattempo posso andare a prendere il quando sei pieno vai a sì. Quando sei pieno vai a prenderlo. Intanto proseguiamo e parliamo un attimo di chi è questo ospite. Non diciamo è un ospite che qualunque. Posso no vai tu sì. Vai tu scusami dillo, mi dillo, era venuto dillo. Un pallino vai, così da interrompere vai dillo. Allora è uno youtuber, perché chiaramente rispettando la tabella di marcia, avendo fatto Peppe la scorsa settimana, il prossimo sarà uno youtuber, ma non solo, puntini puntini. Non è solo uno youtuber. Esatto. E già qua ci siamo mangiati l'ospite, perché c'è solo una persona che fa le due cose, però... Non è vero. Chi è? Io. Giusto, sì, ok, però tu sei qua, quindi difficilmente possiamo intervistarti. O sbaglio? No, beh, insomma, dopo non sono abbastanza famoso. Sei andato a prendere il mezzo? Ma sto andando, prendi i mezzi che fanno i 32 all'ora, quindi devi darmi il tempo. Buon, allora, direi di annunciare l'ospite, perché anzi, annunceremo l'ospite quando arriverà. No, io sto andando a prendere l'autocaricante. Ah, sì? Sì. E io sto qua, sto proseguendo la trebbiatura nel frattempo. Finché non è piena a fermarsi. Quindi aspetteremo un attimo ancora a svelare l'ospite, comunque. Vabbè, puoi dare qualche altro indizio. Tipo che sta portando... Lombardo. È Lombardo, esatto. È Lombardo... E durante i suoi video ci sono tanti bei siparietti. Esatto. E io ho altri due indizi. Diciamo che è un pieno. Diciamo che adesso arrivo. Parcheggio qua. Questo. Però prima di spoilerarlo, diciamo anche che non ha a che fare solo con mezzi virtuali. E diciamo anche che sta portando una serie italiana che è molto molto intrigante. È sull'Italian Rice XL al momento. E
abbiamo svelato, e abbiamo svelato praticamente tutto, se non che non trovo dove cacchio ho parcheggiato il suo mezzo. Ah, non lo so io, neanch'io. E più che altro non, devo prendere... non è un buon inizio. No, più che altro devo prendere il tuo cervo. Il tuo cervo qua. Il cervino qua. Cervettone. Devo sganciare il Brevilieri per andare a prendere quel popò di rimorchio tre assi, che ovviamente tu neanche farlo apposta, immagino che tu non l'abbia fatto apposta, no? Ma lo hai preso con la colorazione John Deere. Non lo hai fatto apposta. Non l'ho fatto apposta. Figuriamoci. Figuriamoci. Ma che c'è, qualche problema con John Deere? Né? No, 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 beh, no, era per dire, insomma. Sì. E devo prendere niente po' di meno che questo Valzelli tre assi, che è appunto del creatore, il nostro prossimo ospite, ovvero Ricky, visto che ormai l'abbiamo il già spoilerato. Esatto, il nostro prossimo ospite, che verrà lunedì prossimo nella Top House Interview, non è, cioè, è niente po' di meno che... Miro Zed! Che tempismo! Eccolo qua, pazzo, pazzo. Il nostro prossimo ospite sarà Miro Zed, direttamente dalla Lombardia, con furore. Direttamente dalla Valzelli. Speriamo senza alcun problema tecnico, che altrimenti sono bestemmie. Infatti, perché avevamo detto prima che questo campo poi verrà praticamente cambiato? Perché andremo a posizionare delle stalle, e con Miro Zed andremo poi, logicamente, a fare insilato, poi vedremo anche di in qualche maniera poter caricare una botte di liquame, così che lui può andare in giro, possiamo noi andare in giro a sliquamare i campi, così anche da, tra virgolette, aiutarlo nella propaganda delle sue mode, anche se non penso sì, ormai sono conosciute, bisogno. Sono uscite anche già da un po', quindi bene o male sì, esatto, sono straconosciute, penso che abbiano un'infinità di download, ma glielo chiederemo, anzi, visto che noi le nostre domande di default già le abbiamo, approfittate voi, esatto, come sempre, attraverso i nostri profili Instagram, nel quale pubblicheremo una storia con il box per le domande non appena uscirà questo video, ovviamente canale Instagram di Rick in descrizione, e mi auguro che lui faccia lo stesso con me, perché sennò esatto, gli buco le ruote del John Deere, e, farò. Quindi approfittate voi per fare tutte le domande che volete a Mirozed riguardo a qualsiasi cosa, riguardo a mod, magari riguardo a mod in progetto, riguardo a download delle mod fatte, riguardo, perché no, anche alla sua campagna all'italiana, visto che ormai l'abbiamo spoilerato, possiamo dire anche il titolo della serie. E niente ragazzi, direi che abbiamo presentato il prossimo ospite, che spero nel migliore dei modi. Aspettiamo quindi con ansia lunedì prossimo, nel quale uscirà appunto il video della sua intervista, spero attraverso anche le vostre molteplici e numerose domande. E che dire ragazzi, esatto, che dire, beh, possiamo anche salutarci qui, vero? Facciamo ospite svelato con nello sfondo il suo Valzelli tre assi, che vi ricordo c'è la configurazione 2 assi 3 assi 4 assi. Io ho preso il 3 perché il 4 mi sembrava un po' troppo eccessivo, però va di vedere anche quello. E diciamo che man mano ci stiamo arricchendo, ecco, di mod degli ospiti, partendo da l'Elex con l'Olima che il Brevilieri, passando per Peppe con i vari camion, che non abbiamo ancora comprato, ma che magari in futuro compreremo, passando anche per Miro con il Valzelli, con la Cubex, e magari più in là vedremo di inserire qualche altra mod, qualche altro mod che verrà ospite nella nostra serie. Bene ragazzi, anche per questa presentazione direi che può essere tutto, e come detto speriamo di essere stati abbastanza esaustivi e all'altezza, e come detto ovviamente vi ricordo che in descrizione trovate come sempre milioni di cose, e tra cui canale YouTube di Ricky Farmer, ovviamente pagina Instagram di Ricky Farmer. Vi ricordo di passare subito dopo questo video a lasciare tutte le domande che volete per Miro Zed. E che altro dire? Beh, ovviamente se dovete acquistare prodotti
di farming simulator di qualsiasi tipo, dai DLC al gioco stesso. Vi ricordo partner code ZFarmer o Ricky Farmer, tutto attaccato e maiuscolo. Vedete voi chi accontentare dei due. E se non sapete chi accontentare dei due, comprate la stessa cosa due volte e regalatela a qualcuno. E niente ragazzi, direi che per questo video è tutto. Noi ci vediamo nel prossimo gameplay. Ciao, anzi ci vediamo lunedì prossimo, innanzitutto per quello che riguarda questa serie, e poi durante la settimana, certo, se riesco a registrare qualcosa, perché sono un po' stretto coi tempi, ci vediamo anche in settimana. Ciao.